Mamma mia, che gol che ha fatto Antenucci su assist De Lazzari. Che ovviamente c'ho contro Alfantacà. Un gol, guarda, l'ho visto proprio per fe Non l'ho visto perché da Sonna in quel momento si sentiva solo l'audio e si vedeva la sgrattugella, le ombre, le cose. Ma me fido di quello che hanno. Dice che ha fatto una, gi ha fatto una girata sotto l'incrocio. Ciao, bella a tutti da me. Spal-Parma per il momento 91,44. 5 minuti di recupero. Siamo sull'1-0 per la Spal. Credo che la stia meritando perché sicuramente ha fatto qualcosa in più del Parma, ma dal momento in cui è entrato Cervigno un pochino di scompiglio, soprattutto su una ripartenza l'ha creato. Poi da quell'azione è nato un tiro cross praticamente però rasoiato che ha attraversato l'area dei rigori, Ceravolo non ci ha messo il piede se non sarebbe stato uno pari. Detto questo, appunto, eh, primo tempo magari un po' di studio, di tattica, un po' abbottonato, secondo tempo che invece vede passare in vantaggio la Spalla. Ripeto, a mio parere comunque eh, non è scandaloso se la Spalla alla fine, ecco, tra due minuti si porta a casa la vittoria. Ma la cosa assurda è che starebbe a punteggio pieno, due partite, due vittorie per 1-0, quindi zero gol subiti. È prima do classifica. Quindi una squadra che lotta per la salvezza. Intanto, in due giornate si porta praticamente il bottino pieno. In questo momento Spal che continua ad attaccare, anzi, direi a gestire la palla per cercare di mantenere il risultato e quindi portarsi a casa questi tre punti. Strano che da. So, so, da so, non vorrei fare pubblicità occulte, ma tanto se la state a guardare, dovete guardarla, per forza qua. City che sta ripartendo in contropiede. Come oh, si vede tutto fluido, non, non salta la connessione. Bellissima la, la chiusura da parte di un giocatore della SPAL Lazzari, ragazzi, ha fatto veramente una bella partita. Sentivo prima, ecco, questo, mi sa che fallo. Non gliel'ha dato. Sentivo prima, dice chi è il migliore in campo, dice ma dice eh, Lazzari ha fatto sicuramente una partita assurda perché vabbè lo ripeto ce l'ho contro al fantacalcio ma zitto zitto però l'esecuzione che ha fatto Antenucci va, va premiata, sono curioso, non sono riuscito a vederlo sto gol perché poi quando hanno ripassato il gol E eh, si ri, 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 grattugiava, rifaceva, che cavolo, vabbè, no? ok, e questo mi sa che era fallo comunque A, vedi, ha ragione la spalla a lamentarsi Perché comunque sembrava pure a me che ci ha spiegato da solo un giocatore del Parma Comunque questa, lo, lo ripeto ragazzi Sarà una Serie un po' particolare Io vedo molta lotta da parte delle squadre Anche del medio-bassa classifica Che cercano di fare de, de, del loro meglio per, per fare il più possibile in questo campionato La spalla si potrebbe salvare quest'anno? Si potrebbe salvare Perché comunque Ci mette grinta, ci mette cattiveria Ci mette tecnica, ci mette... Cuore, ci mette tutto quello che vi pare, ma dall'altra parte Parma che quest'oggi, ragazzi, nello specchio non ci ha mai tirato, eh? E quindi non lo so, qualcosina sicuramente dovrà rivederlo. Gervigno ancora non ha meglio perché ovviamente hanno fatto subentrare Ertendina a partita in corso, ma potrà essere sicuramente decisivo. L'unica cosa è che non lo puoi servire palla a terra, ma ovviamente devi provare a fare qualche lancio lungo con Gervigno perché, come si diceva a Roma, palla a Gervigno. E, no, e meglio mi me sento come si diceva e s'abbracciamo ma non mi veniva. Vabbè, è passato un po' di de tempo. Detto questo, se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel mi piace. Stasera ovviamente c'è sta l'inter. Non vedo l'ora di seguirla per vedere che partita sarà. Secondo voi ha meritato la vittoria la SPAL o avreste, eh, in caso di pareggio diciamo, non avreste fatto storie o insomma pensate che, non, che il Parma non avrebbe rubato nulla? Secondo me è un risultato che ci può assolutamente stare. Ecco eh? allora, ragazzi, punteggio pieno 6 punti, a più tardi con un nuovo video. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate.